Questa è la storia di Teresa de Cepeda y Ahumada, spagnola nata ad Avila il 1 ottobre del 1515, di famiglia ebraica e monaca carmelitana in un periodo cruciale del suo paese. Attraverso i suoi libri abbiamo una testimonianza fra le più appassionanti del XVI secolo, in cui, tra enormi tensioni, si stavano creando le basi dell'Europa moderna. Un giorno diventerà Santa Teresa e, paradossalmente, dopo essere stata processata dalla temibile Inquisizione, finirà per essere proclamata dottore della Chiesa. In questo momento della sua vita, però, è molto lontana dalla santità. Siamo nell'autunno del 1538. Teresa ha 23 anni. Suo padre, Don Alonso, è costretto a portarla via dal monastero dell'Incarnazione di Avila, dove ha trascorso un anno. Tormentata da un misterioso male al quale i medici non hanno saputo dare sollievo, si incammina per Besedas per consultare una famosa guaritrice che possa darle qualche rimedio. In questo viaggio l'accompagnano due suoi fratelli, Lorenzo e Pedro. È con lei anche la sorella Maria, sposata con Martín de Guzmán, e Juana Suárez, sua compagna di convento e inseparabile amica. Le Indie sono lontane. Sì, ma qui cosa c'è? Soltanto fame e miseria, Pedro. Quello che io cerco invece è laggiù. Ma tornerò. Tornerò col denaro, e il denaro è dignità. Teresa. Teresa. Come sta? Che dice? Non si lamenta, ma non risponde nemmeno. È debole perché non mangia. Non ha mai avuto una salute di ferro. Però prima di entrare in convento non era in questo stato. Maria, non restare indietro. C'è ancora molta strada da fare e la notte arriva presto. Tuo marito sembra arrabbiato. Teresa non ce l'ha fatta ad arrivare fino a Besedas. La carovana, temendo l'inverno che si avvicina, si è fermata a Castellanos de la Cañada, in casa del cognato Martín de Guzmán, in attesa di notizie più concrete della guaritrice, per poi proseguire il viaggio. Una gran malinconia sembra essersi impossessata di Teresa, mentre in lei si dibatte un gran conflitto interiore. Non confessa a nessuno i suoi dubbi, però essi la tormentano continuamente, causando le febbri frequenti e svenimenti. Diremmo oggi che il conflitto interiore si è somatizzato ed è diventato malattia del corpo. Martin, Lucas è già di ritorno. Bene. Hai fatto presto, bravo. Che t'ha detto? Purtroppo, fino a primavera non può curare. L'avevo detto a vostra signoria. Come non può curare? Hai parlato con lei? Sì, signore. Con lei in persona. E qual è la ragione? Ve l'ho detto. Deve aspettare marzo per le prime cure. Le servono delle erbe che adesso non crescono. Gliel'hai detto che è un caso urgente? Sì. E allora? Si è stretta nelle spalle. È una di poche parole. Madre di Dio. Ci mancava solo questa. Non vi preoccupate, posso ritornare ad Avila. Questo no. Staremo a vedere, Maria. Staremo a vedere. Deciderà tuo padre. Dobbiamo informarlo. Che se ne vadano loro. Tu da casa mia non ti muovi fino a primavera. Siamo intese, eh? La casa è di tuo marito, Maria. Sì, però tu sei mia sorella e stai male. E ti giova restare qui. Come vuoi tu. Va a sentire che cosa decidono. Come state ora? Molto meglio. Però temo che non durerò fino a marzo. E chissà se quella donna mi guarisce. Ah, garantito. Mio suocero sembrava con un piede nella tomba. E ora lavora nei campi. Lo ha rifatto come nuovo.
Ma con vostra signoria farà meglio. Siete tanto più giovane. Vedremo. Quello che Dio vorrà. Col vostro permesso, vado a portare il cavallo nella stalla. Pare che resteremo qui fino a marzo, sai? Chi? Tu e io con Maria. Gli uomini hanno intenzione di tornare ad Avila oggi stesso. Mio cognato parte? Sì, parte. Dice che deve sbrigare un affare lì. Già. Teresa. Che c'è? Raccontami qualcosa. Questa malattia ti ha reso muta. Non so perché, adesso mi viene in mente una storia che mia madre mi raccontava spesso. Quella di Oriana, la figlia del re Lisuarte. Mia madre parlava di lei come se l'avesse conosciuta. Era talmente bella che la chiamavano la senza pari. Ah, sì? Un giorno sua madre, la regina, le presentò il paggio del mare. Figlia mia, le disse, questo paggio ti servirà. Oriana lo guardò e rispose senza esitare. Mi piace. Al paggio queste parole si incisero talmente nell'anima che non le scordò mai più. Non si stancò mai di servirla e lei era sempre nel suo cuore. Quest'amore durò finché vissero e neanche per un istante cessarono d'amarsi. E si amarono per sempre, proprio per sempre. Eternamente. L'amore vale soltanto quando è per sempre. Per sempre. Fin dall'infanzia ripete a se stessa queste parole, come se volesse imprimersi il senso dell'eternità assieme all'amore per Dio, al quale ha consegnato la sua vita, che ella considera piena di grandi colpe. Soprattutto teme che la sua vocazione sia incerta. Aveva un grande sombrero. E che fece? Non sembrava una donna, no. Sembrava un capitano, pieno di forza. I soldati alla fine si arresero e non assediarono più la città. Ricordo mia madre quando mi raccontava questa storia. Come si entusiasmava. Io pensavo, ognuno di noi, se vuole, è capace di grandi azioni. Mi autem nimis honorati sunt amici tui Deus, nimis confortatus est principatus eorum. Domine provasti me, et cognovisti me, et cognovisti sessionem meam, et resurrectionem meam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Mi autem nimis honorati sunt amici tui Deus, nimis confortatus est principatus eorum. Gloria.